Una vetrina unica per queste aziende per promuovere il loro brand, i loro prodotti nell'ambito di una rassegna fondamentale con il supporto della Camera di Commercio e, come detto, dell'azienda speciale Fermo Promuove. Iniziamo il giro degli stand dalla 2M di Montegiorgio e da Patrizia Montanari. Patrizia Montanari, un prodotto particolarissimo, ce lo vuole descrivere? Sì, con casa editrice 2M facciamo scarpe, tinte non tuffate come solitamente si fa, ma lavoriamo sulla tomaia con processi di tintura fatta a mano. E, a livello di spruzzo, usiamo cere e altri processi per ottenere un prodotto sportivo e che ha una diversità, diciamo, da una scarpa all'altra, in quanto è un intervento totalmente manuale. Mercato interno ed export? Entrambi, un po' interno, un po' export, soprattutto verso paesi in estremo oriente. In particolare il Giappone, mi dicevo. In particolare il Giappone, sì. Tra i vari padiglioni, come consuetudine, visitatori estremamente eterogenei sia per provenienza che per gusti e richieste ai produttori, sentiamo le proposte al Mikan Show Event 2014 della Pegam di Ponzano di Fermo e della Shoes & Company con il marchio Bahia del Sol. Giorgio Perticari, titolare della Tico, un prodotto anche questo particolarissimo. Continuando il giro nei nostri stand, in modo particolare cosa proponete qui al Mikan, Giorgio? Dunque, quest'anno abbiamo proposto qualcosa di nuovo, tipo la linea che è dietro, con un decor fatto a mano per rendere la cosa più artigianale possibile, anziché fare magari decori fatti a macchina o quant'altro. E poi c'è un'altra linea tipo con fondi extra light, che ha già riscosso un buon successo nell'invernale, e abbiamo riproposto e ampliato nell'estivo, visto che c'è una richiesta di questo tipo di scarpe estremamente leggere. Mi diceva che questo anticipo di date del Mikan, insomma, qualche grattacapo ha fatto correre un po' negli ultimi giorni. Ha creato non pochi problemi, sì, perché tra le ferie e la chiusura delle concerie c'è una linea che del sandalo che noi abbiamo terminato sabato sera. Tico ha sede a Ponzano di Fermo. Qual è la situazione attuale in questo momento di obiettiva difficoltà generale della vostra azienda? No, noi almeno possiamo ritenerci fortunati, perché negli ultimi anni il lavoro non è mancato mai, anzi è andato sempre in crescendo, e speriamo che continui questo trend che ci porti fuori da questa situazione. Noi, ripeto, una grossa crisi non l'abbiamo sentita. La ricetta è la qualità? La qualità, sì. Noi ci siamo spostati negli ultimi 5 anni su una fascia di qualità superiore, e negozi di un certo livello questa crisi non la sentono. Shoes & Company, Porto Sant'Elpidio. Demetro Piergentili è il cotitolare di questa piccola azienda, piccola ma molto attiva. Qual è il vostro prodotto, qual è il vostro target? Allora, i nostri prodotti sono di vario tipo, diciamo. Alcuni prodotti che noi lavoriamo bene sono questi sandalini tipo in cuoio, tipo positano, che produciamo proprio lì nelle Marche, quindi abbiamo un buon riscontro con il discorso del Made in Italy. Poi facciamo degli articoli anche un po' più trendy, dove possiamo garantire ai clienti il servizio dei riassortimenti, diciamo di un continuo riassortimento della merce, ecco. Poi abbiamo altre cose, però questi sono i prodotti dove noi lavoriamo di più, maggiormente di più. Mercato soprattutto italiano? Mercato soprattutto italiano, cioè abbiamo un 80% italiano e un 20% estero, però il mercato italiano è sempre un po' in sofferenza, quindi bisogna stare molto attenti alle consegne, alle cose, insomma. Visitatori non sono pochissimi, gli ordini?
Ma gli ordini potevano essere di più, insomma, non sono pochissimi, però potevano essere di più. Anche se siamo solo al secondo giorno? Siamo all'inizio del secondo giorno, la gente entra, vede, poi gira, valuta le cose, insomma, c'è da aspettare ancora. Determinante proporre prodotti appetibili, innovativi, originali. Il mercato è esasperatamente competitivo, la concorrenza spietata, la promozione indispensabile. Altre due aziende del territorio. Lavorazioni Artigiana Marche, siamo a Campiglione di Fermo, meglio siamo al MICAM con Enzo Francesconi. Anzitutto una descrizione per sommi capi ovviamente del vostro prodotto, di quello che presentate in questo MICAM Show Event. Sì. E vi presento qualcosa dei miei prodotti. Questo è un prodotto nuovo che abbiamo portato al MICAM, è una scarpa molto particolare come tutti i nostri prodotti, perché cerchiamo di fare sempre prodotti particolari per cercare di venire fuori da questa crisi che c'è in giro. Però noi in un certo modo qualcosina di buono stiamo facendo e facciamo tutte cose diverse dagli altri. Questa è un'altra scarpa, come vedete non c'è una scarpa che è a tinta unita, sono tutti prodotti lavorati, tamponati a mano, decolorati, perché noi ci piace fare delle cose particolari, dare sempre al cliente un prodotto diverso dagli altri. Queste sono altre due scarpe, questa è una nuova pure che abbiamo fatto adesso, è molto particolare, inutile che vi dico molto belle perché sono le mie e io è troppo facile, però guardate le particolarità. Questa è un'altra, è una sneaker, sempre siamo all'avanguardia alla moda e soprattutto anche il comfort, perché sono molto molto comode. Noi siamo anche, oltre ai produttori di scarpe, lavoriamo per il mondo arabo e abbiamo anche molti sandali che dopo vi faranno una panoramica. E quest'anno ci siamo inventati questo sandalo, è un anno che ci stiamo dietro, praticamente è una rielaborazione di un sandalo che nel mondo arabo va molto, però quello che fanno loro possono fare due modelli, noi l'abbiamo fatto in un modo dove possiamo fare tutti i modelli adottando lo stesso comfort, però con un look molto ma molto più giovane. Questo già abbiamo speso soldi, tempo e denaro, però sono convinto che sarà una bella cosa che riproporremo sul mercato. Già stamattina sono venuti molti buyer arabi e questo prodotto è piaciuto. Gianfranco Lucentini della Sara Lucentini SRL di Montegranaro, anzitutto una descrizione seppur sommaria del vostro prodotto. Sì, facciamo scarpe da uomo a livello trend, un po' sneaker, scarpine per l'esportazione e anche qualcosa da donna. Siamo quasi al termine del secondo giorno, che bilancio possiamo trarre, se lo possiamo trarre? Ancora è presto per trarre il bilancio, però non è molto ottimistica la cosa. Scherzando ma non troppo, abbiamo detto abbiamo vissuto tempi migliori. È vero, è vero, è vero. Speranze che ritornino? È l'ultima a morire la speranza, per cui noi lottiamo. Mercato interno o export? No, tutto export. L'ancora di salvezza? Già, speriamo che tenga. Verso quali mercati, Gianfranco? Siamo esposti un po' con la Russia, che purtroppo adesso sappiamo tutti com'è, un po' in Sudafrica, un po' in tutto il mondo, Cina, qualcosa. Nuovi mercati? Per adesso non sono all'orizzonte. E sarebbe fondamentale averlo. Già, sì, sarebbe. Beh signori, questo è un inedito, avete mai visto una poesia in una suola di una scarpa? Ebbene, l'idea è di Tobia e di Stefania Longarini, anzi Tobia Longarini che poi si è affidato a Gianfranco Lucentini per la produzione. Domanda scontata, certo. Com'è nata questa idea? Originalissima. Questa idea è nata da uno sconforto, da diversi momenti di sconforto della mia vita, dove è nato tra l'altro anche il mio marchio, che è la parte sinistra del mio stemma, fa parte delle vicissitudini di vita. Quest'Italia che scende sempre, quest'Italia che non si riprende mai. Allora, essendo un italiano, bisogna darsi forza e esprimere veramente cosa dice il cuore e la mente. E allora è nato un mio disegno, il disegno è nata la scarpa. La prima scarpa è l'Ancillotto,
prodotta interamente in Italia con originalità e garanzia artigianale italiana, marchigiana, fatta dal grande Lucentini. E poi è nato Artur, che è il mocassino. Cerco di farmi avanti e dare qualcosa anch'io per l'Italia e far rimanere un segno di me quando purtroppo andrò via. E vorrei leggervi la poesia che l'ho intitolata Libertà. L'Italia sia fonte dell'arte, la forza è nell'anima, le bugie perdono sempre, l'onestà vince, ne siamo capaci e nel cuor non si mente. I nostri reduci è inutile far parte, nel cuor futur sempre si desta. E che sia di buon auspicio. Il calzaturificio Marco Iommi, con sede a Porto San Giorgio, attraverso il marchio Gioiello, propone calzature per donna. Una realtà sorta nel 1962 e che si è sempre caratterizzata per la grande creatività, coniugando eleganza e benessere, qualità e ricercatezza, linea ed elevatissimo comfort. Un mix di classico e fantasia, assicurando il 100% di produzione italiana. Un prodotto esportato principalmente in Europa ed in particolare Svizzera, Austria, Francia, Lussemburgo e Belgio. Al Padiglione 3, il calzaturificio Rosina di Porto Sant'Elpidio. Calzaturificio Rosina SNC di Porto Sant'Elpidio, Daniele Berdini, qui è il trionfo del décolleté, tacco e punta. Sì, è da sempre il nostro prodotto di riferimento, diciamo. Voi avete un buyers particolarissimo, la Nigeria, che è un mercato per molti nuovissimo. Sì, sì, devo dire che è capitato casualmente, perché da varie edizioni, nelle prime edizioni che facevamo del Mikan, li vedevamo attirati dai colori e dalla particolarità dei nostri prodotti. Abbiamo cercato di arrivare a quello che era il loro gusto, la loro esigenza. Noi facciamo cose importanti, numeri che arrivano al 45, perché hanno dei piedi molto grandi in questo caso, e quindi ecco, stagione dopo stagione abbiamo acquisito sempre nuovi clienti. Purtroppo, per fortuna, mercato italiano assente. Purtroppo, per fortuna, sì, clienti in Italia zero. Anche, devo dire, purtroppo, perché una volta era il mercato più grande che avevamo. Per fortuna, perché tutti quelli che hanno clienti italiani, colleghi ed amici, dicono che il problema della solvibilità è enorme. Un'ultima cosa, mercato nigeriano, mercato africano, ma gusto occidentale dai prodotti che vediamo. Sì, beh, loro richiedono un prodotto molto particolare, comunque colorato, soprattutto ciabatteria, diciamo, non comprano décolleté, però ecco, quello è diventato un mercato importante, ma lavoriamo anche con l'Europa, con gli Stati Uniti, con paesi orientali, Singapore o ultimissimi l'isola di Guadalupe della Martinica. Pianeta SRL, un'altra delle aziende di Fermo Promuove, e un'altra delle aziende, siamo con il titolare Gianmario Bellesi, che soprattutto, anzi quasi esclusivamente, si rivolge al mercato estero. Sì, è così. Le nostre scarpe hanno per caratteristica la semplicità, pellami ottimi, flessibilità, leggerezza. Questa è la nostra filosofia. Poi andate dall'Australia alle Americhe? Sì,
copriamo diversi paesi nel mondo. Siamo partiti con pochissime paia, con pochi clienti, e oggi ogni stagione ne facciamo qualcuno in più. Con garanzia totale di solvibilità, che per un imprenditore, se non è tutto, è quasi tutto. Assolutamente sì. Il marchio Via Lattea della Ferracuti SRL di Fermo si è specializzata nel tempo nella produzione di calzature ed accessori in gomme vinile di primissima qualità. Nello specifico con stivali in gomma antipioggia, ciabatte infradito, con produzione esclusivamente made in Italy. L'export riguarda essenzialmente Francia, Svizzera e Canada. Piero Ferracuti ha tenuto in particolare a rimarcare come a suo avviso il MICAM deve, almeno in parte, riqualificarsi, privilegiando e tutelando maggiormente la qualità. Il nostro tour ci porta alla Penelope SRL con il marchio La Bottega di Lisa. Il titolare Alessandro Lupetti sottolinea la grande rilevanza delle esportazioni, in particolare nei mercati di Francia, Belgio, Olanda e soprattutto Germania. Il Made in Italy ha ancora un fascino accattivante grazie all'abilità artigianale delle nostre aziende. Andiamo alle scarpe da uomo classiche di Claudio Marini. A Giancarlo Marini abbiamo chiesto se il classico è sempre garanzia di successo. Giancarlo Marini della Marini Claudio di Montegranaro, sulle mani un bel esempio, insomma, della produzione di questa azienda. Il classico va sempre? Il classico sì, va sempre, però ha bisogno sempre di un po' di innovazione. Qualcosa che magari gli dia un po' di freschezza al prodotto, e questo, in queste cose noi siamo molto bravi a darla ai nostri campioni. E come può ben vedere, noi abbiamo presente un mocassino tutto intrecciato a mano, con vari particolari, con varie sfumature di colore date a mano, che rende la scarpa non il classico mocassino, diciamo, noi diciamo un po' statico, però gli dà vivacità e regala a chi la indossa un po' di brio. Insomma, bisogna offrire ai buyers sempre qualcosa di novità pur nello stile. Assolutamente, diciamo che le basi ci debbono sempre essere, però bisogna dargli un po' quel pizzico, quel qualcosa che diversifichi il prodotto naturalmente dagli altri che ne fanno qualsiasi altro tipo di tipologia di scarpa, insomma. 70% mercato italiano, 30% mercato estero e soprattutto, mi diceva, Estremo Oriente. Sì, e il mio cliente tipo è il giapponese, poi il coreano, però ho anche un buon cliente svedese. Diciamo che questi sono i miei clienti maggiori, che apprezzano molto il mio tipo di prodotto. La vostra è una tipica azienda familiare. Assolutamente familiare, siamo in tre, io, mio padre e mia sorella, e cerchiamo di restare così per poter offrire sempre la qualità al cliente finale. Il giro termina con i marchi Yoshokai, Grinto, Lisa, Turn Instinct di Porto Sant'Elpidio. Queste nel dettaglio le aziende che hanno aderito alla collettiva di Fermo Promuove. Il presidente Nazareno Di Chiara, insieme al presidente della Camera di Commercio di Fermo Graziano Di Battista, accompagnando Alberto Drudi e Gianmario Spacca, rispettivamente presidente Union Camere e governatore delle Marche, hanno anche visitato importanti realtà imprenditoriali del territorio, come Marino Fabiani o Silvano Sassetti, ed ancora Lori Blu, Norma Jane Baker, Dino Bigioni, Formentini, Silvano Lattanzi, carrellata di pareri. È dura essere ottimisti. Beh, in questo momento non perdiamo il controllo della situazione, dobbiamo essere ottimisti, però ci sono tante criticità. La prima criticità è che molti clienti non sono venuti, un po' per una questione politica
naturalmente, come sappiamo, con l'embargo. Una data poco fortunata. La seconda è che oggi è festa nazionale in Russia, una festa paragonata quasi a una vigilia di Natale, che praticamente in questa festa si riuniscono i genitori, accompagnano i figli a scuola, è come una cosa istituzionale, che presentano i propri figli alle scuole, alla maestra, agli insegnanti. E alcune sono partite già ieri sera, hanno fatto un giorno di Mikam. Queste situazioni naturalmente comportano uno inutile che vuole stare allegro e ottimista sicuramente, però al di là di tutto bisogna essere anche realisti, perché politicamente la cosa non ci aiuta, in quanto l'Italia, insomma, sappiamo dei patti che ci sono con l'Europa, però non facilita il dialogo con la Russia. E abbiamo la prima economia, l'abbiamo risentita adesso, la prima problematica con l'ortofrutta. Oggi ci hanno mandato il primo avvertimento con la moda, poi il secondo, quale sarà il prossimo passo? Però c'è un unanime apprezzamento per i suoi prodotti, solo la qualità ci può salvare. Per carità, io sono tra le prime che voglio sperare, tant'è che ho fatto le scarpe per l'Expo proprio per far sì che quest'Italia possa riprendersi da questa crisi, e quindi è un tributo a questa grande manifestazione del food. E quindi però che coinvolge tutto, coinvolge il turismo, coinvolge l'economia, coinvolge il nostro paese in toto. Pertanto bisognerebbe anche che i nostri politici dovrebbero essere più attivi, incisivi a recepire che questa manifestazione, che presto farà dell'Italia del nostro paese veramente un fiore all'occhiello, l'Expo dovrebbe investirci tutti. Dino Bigioni, marchio conosciutissimo, come sta andando questo MICAM, anche se il consuntivo chiaramente è parziale, visto che siamo al secondo giorno? Beh, ieri è stata una giornata che c'erano pochi clienti, poche entrate, e oggi è andato abbastanza benino. Oggi sono venuti parecchi russi, ieri più americani, i russi niente, ma oggi sta andando bene. Il vostro prodotto ovviamente destinato anche all'export? Sì, no, tutto all'export. Tutto. Percentuale? Quasi al 100%, perché per l'Italia ho chiuso veramente 20 anni fa, perché per l'Italia non si faceva più lavorarci. E la qualità è il sistema per combattere la crisi? Beh sì, dopo l'estero sono entrato con l'articolo buono e sono mantenuto come scarpa abbastanza buona, e allora adesso manteniamo a galla, perché facciamo l'articolo Made in Italy, deve essere un articolo buono, perché sennò gli articoli economici sono finiti. Allora, Dino Bigioni è un marchio che sta diventando popolare anche per la pallacanestro, e quest'anno avete una grande responsabilità in più, perché siete la prima squadra di Montegranaro. Rischiamo di fare il nostro meglio, la squadra abbiamo sulla carta sembra buonissima, adesso l'esperienza sabato mi è andata buona e speriamo che facciamo una bella figura, ecco. L'obiettivo a lungo termine è tornare ai veli della Sudor, oppure piano piano? Non lo so, noi lo so, la Sudor a livelli più alti, noi puntiamo tanto pure per la scuola basket, che ci teniamo tanto per tirare sui giovani. Mauro Iachini, Norma Jane Baker, le cose stanno andando bene per voi, soddisfatti di questo MICAM? Facciamo una precisazione, dobbiamo chiaramente essere realistici, quindi sapere benissimo quello che sta succedendo, specialmente nei paesi dove noi maggiormente siamo esposti con i nostri clienti. Quindi il nostro mercato principale, che è l'Est Europa, sta vivendo una situazione particolare, l'Ucraina per le sue ragioni, la Russia per altre, e quindi in virtù di queste situazioni chiaramente ci si può aspettare una marginalità di vendite ridotte. E comunque, nonostante queste situazioni, noi possiamo dire che
Moderatamente siamo soddisfatti, possiamo dire che abbiamo lavorato, stiamo lavorando e speriamo che adesso l'Obuf ci dia ancora conferme di quello che sto dicendo, perlomeno per la nostra azienda, e se così fosse comunque avremmo un incremento rispetto alla stagione scorsa. Soprattutto bene con i vostri articoli più ricercati? Sì, soprattutto con quelli dove abbiamo dato maggior cura, maggiore espressione magari nei materiali o negli accessori, dove abbiamo voluto creare quel prodotto sempre più di lusso, abbiamo avuto una maggiore vendita, questo è vero. Dove invece abbiamo voluto creare quei prodotti per cercare di fare qualche vendita in più nelle percentuali di paia, abbiamo visto che sono stati apprezzati in maniera minore. Come se non bastassero tutti i problemi, c'è anche il problema delle imitazioni, ma siamo bravi a deviarlo questo problema, a superare anche questo. Beh sì, questa è una grande forza di volontà e poi dopo tutto tutti i mali non vengono per nuocere. Serve per migliorare? Sicuramente sì, ma più che altro per stare un po' più attenti. Senta Silvano, siamo quasi alla conclusione del MICAM, è possibile e doveroso forse trarre un consuntivo di questa fiera? Guarda, posso dire che conosco molto bene i miei colleghi e hanno delle risorse inesauribili, perciò sono convinto che anche queste preoccupazioni di questi giorni le supereranno sicuramente i miei colleghi e spero di superarle anch'io. Più forti della crisi? Sì, sicuramente. Complessivamente dunque il MICAM Show Event 2014 si è chiuso con un moderato ottimismo pur nella consapevolezza di problematiche estremamente complesse. Vocazione alla ricerca, marketing, innovazione possono essere determinanti nel superare le difficoltà. Un dato è certo, associazioni di categoria, Camera di Commercio ed azienda speciale Fermo Promuove saranno al fianco delle aziende per proseguire e consolidare il primato a livello internazionale del distretto calzaturiero delle Marche.